Il 31 marzo 1924 Roma si scopre vulnerabile. Da una parte la presa di potere del regime fascista e dall'altra la scoperta di quella che sarà la prima vittima del cosiddetto mostro di Roma. La piccola Emma Giacomini, 7 anni, viene ritrovata in lacrime, contusa, ferita, con un fazzoletto legato stretto alla gola e con la sua biancheria intima in mano, predata da un uomo sconosciuto. È il principio, anche se nessuno ancora lo sa, di un incubo tra i più orribili e scellerati che la mente umana possa mettere in pratica. Un incubo che terrà la capitale in agitazione per 3 lunghi anni e che vedrà le sue ombre messe al servizio di una situazione politica tesa e pericolosa fino a una delle sconfitte peggiori, quella della giustizia. Il mostro di Roma. L'incubo ha inizio. La fiducia si trova in difficoltà nel momento in cui ci rendiamo conto che il male si può nascondere ovunque, che esso non è distinguibile in mezzo alla folla, non ha segni particolari, né usa carta d'identità e che chiunque potrebbe trovarsi a essere reclutato per la sua causa, in servizio effettivo, in congedo temporaneo o potenzialmente arruolabile. Lo scrive il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman nel suo libro Paura liquida, un inventario delle fobie di una società frenetica, instabile, insicura, che fagocita gli individui in un presente schiavo della paura. Bauman ha visto il passaggio dalla solida epoca industriale fordista alla fragilità odierna, in un oggi avvelenato da tante paure, spesso sfruttate dalla politica. Ma l'oggi, per molti versi, non è così differente dal nostro ieri. La paura più temibile, continua Bauman, è la paura diffusa, sparsa, indistinta, libera, disancorata, fluttuante, priva di un indirizzo o di una causa chiari. La paura che ci perseguita senza una ragione, la minaccia che dovremmo temere e che si intravede ovunque ma non si mostra mai chiaramente. Paura è il nome che diamo alla nostra incertezza, alla nostra ignoranza della minaccia o di ciò che c'è da fare. L'idea di un male che si può nascondere ovunque è già di per sé inquietante, ma se oltre a questo chiunque può diventarne l'araldo, consapevole o inconsapevole, cosa possiamo fare come individui, come società? Non è forse vero che anche chi vive nella parte più moderna e sviluppata del mondo, che dovrebbe cioè essere più al sicuro, vive in uno stato di costante allarme? Bauman ne fa naturalmente un discorso sociologico e vi invito a leggere le sue conclusioni a riguardo. Ma ciò che occorre alla nostra storia in modo più circoscritto è l'incertezza, la paura priva di volto, indistinta appunto. Un timore che non si riesce a definire, quindi più spaventoso. Perché l'uomo tende ciò che non comprende. Il mostro di Roma inizia a colpire un giorno qualunque e presto diffonde una paura che si posa sulla capitale come un velo sottile, senza che nessuno apparentemente sia in grado di identificarne lineamenti o forma. E allo stesso tempo il male, portato dal mostro, trova terreno fertile per proseguire la sua infezione, favorito da una condizione politica che vuole trovare un colpevole a ogni costo, anche a quello di sacrificare sull'altare dell'opportunismo e dell'interesse un'ulteriore vittima innocente. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto. Benvenuto alla seconda stagione di Uno Studio in Nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Dopo aver raccontato la vita e la terribile fine di Pierpaolo Pasolini, proseguiamo questa seconda stagione con uno dei casi giudiziari più scioccanti della storia criminale italiana, tanto per le vittime scelte quanto per l'uomo che viene incolpato e soprannominato da tutti il mostro di Roma. Se la storia degli uomini altro non è che violenza e frastuono, scrive Corrado Augias, Roma è stata nei secoli lo specchio di questa storia, capace di riflettere con fedeltà ogni dettaglio, compresi quelli dai quali si distoglierebbe volentieri lo sguardo. E Roma
di cose da cui distogliere lo sguardo, ne ha avute molte, per molti motivi. Dopotutto è stata Caput Mundi, capitale di un impero vastissimo, crocevia di cultura, politica, economia mondiale. Ovvio che tra le sue strade abbia visto glorie e tragedie, eventi felici e drammatici, violenza e morte. Ma il 31 marzo 1924 Roma sperimenta qualcosa che ancora non conosce e a cui inizialmente non dà il giusto peso. Dopotutto, come sai che nascosto tra la gente c'è un mostro se il mostro ha appena iniziato a colpire? Perché il 31 marzo, intorno alle 20, quando il sole non è ancora totalmente calato e la neonata primavera apre a giornate un po' più lunghe, è in quel momento che qualcosa di brutto comincia, con una bambina in lacrime, nascosta dietro una siepe, in quella che oggi non è più propriamente periferia, ma allora sì, lo era. C'è un orto ai piedi di Monte Mario, in vicolo Strozzi numero 21. La proprietaria di quell'orto si chiama Caterina Farroni e intorno alle 20 sente un suono strano provenire dal suo campo, un suono che non dovrebbe sentire, non lì, nei pressi di casa, un lamento, più precisamente un pianto. La sora Caterina si avvicina e da dietro una siepe sbuca una bambina disperata che avanza barcollando, tenendo in mano le sue mutandine. La bimba, paonazza, fa segno verso la sua gola dove è stato legato un fazzoletto colorato così stretto da quasi soffocarla. La signora Farroni ascolta immediatamente la supplica e la libera, ma quel pianto non l'ha sentito solo lei. Dalla trattoria Bella Napoli, sempre in vicolo Strozzi, escono Vittorio Maggiolaro, sua moglie Lucia Levati e la signora Filomena, la proprietaria. Caterina Farroni la porta alla vicina trattoria e poi saranno Vittorio e Lucia a prestare i primi soccorsi a casa loro. Ma chi è quella bambina? Cosa ci faceva dietro una siepe in vicolo Strozzi a Monte Mario? E soprattutto chi ce l'ha portata? Perché è evidente che lì non è arrivata da sola e che quel fazzoletto non se l'è annodato volontariamente al collo come un cappio. Per rispondere a queste domande dobbiamo tornare a 2 ore prima, le 18, e spostarci ai giardinetti di Piazza Cavour, di fronte al palazzaccio, come i romani chiamano poco amabilmente il Palazzo di Giustizia. Ci sono 2 bambini, ben vestiti, puliti, figli di famiglia benestante, che giocano, non molto distanti dalla loro bambinaia, intenta a chiacchierare con le amiche. Emma Giacomini, questo è il nome della bimba, 7 anni, e suo fratellino di 2, giocando, si allontanano e spariscono dalla vista della loro tata, che ogni tanto sposta lo sguardo per controllarli. Subito lei e le amiche si alzano, li chiamano, li cercano, pensando a uno scherzo di cattivo gusto, ma i bambini sono spariti e all'approssimarsi del tramonto è chiaro che non si riescono a trovare e che proprio lei ad averli persi di vista. In quelle 2 ore per i Giacomini e per la bambinaia, lunghe come 2 giorni, si comincia a temere il peggio. Quando davanti a un cinema di Piazza Cola di Rienzo viene visto un bambino di 2 anni che piange a dirotto, attirando l'attenzione dei passanti, è il fratellino di Emma. La distanza dai giardinetti di Piazza Cavour è di soli 600 metri, ma cosa può raccontare un bimbo così piccolo di utile su come ha percorso quella distanza e sul perché è solo proprio in quel punto? Eppure il bambino parla e riesce anche a farsi capire. Un signore sconosciuto li ha avvicinati, li ha portati al caffè vicino, comprandogli delle paste, dei cioccolatini, li ha sempre tenuti per mano, era gentile, ma poi davanti al cinema lo ha mollato e se n'è andato con Emma. 20 minuti, questa più o meno la durata di quel tragitto con le soste descritte. Da lì lo sconosciuto ha proseguito con la bambina e si è fermato nuovamente in via Marcantonio Colonna per comprarle delle caramelle in una drogheria e poi Monte Mario, vicolo Strozzi, l'orto di Caterina Ferroni, la siepe e tutto quello che avrebbe potuto fare, ma fortunatamente non ha fatto, perché quella bambina spuntata piangente con le lacrime agli occhi è proprio Emma Giacomini, che forse ha gridato spaventando il suo aggressore e inducendolo alla fuga, non si sa. Ma quello che conta è che sia salva. I medici all'ospedale San Giacomo riscontrano contusioni ed escoriazioni al collo e ai genitali, ma nessuna violenza sessuale. La signora Caterina e le altre persone della trattoria testimoniano al commissariato di aver visto un signore di più di 50 anni dall'aspetto distinto, dal viso scarno, snello, alto circa 1,70 m, vestito di un palto scuro e con cappello nero, condurre Emma verso la siepe dove è stata poi ritrovata. Durante il sopralluogo della polizia all'orto, sul ciglio di un fossato che costeggia la siepe, si trova una caramella di Torino, quelle che lo sconosciuto aveva acquistato poco prima nella drogheria di via Colonna, e un bottone d'osso bianco di 16 mm appartenente a un paio di mutandoni maschili. E poi, naturalmente,
c'è il fazzoletto quadrato con orlo a crocette multicolore. Questo è tutto quello che la polizia ha in mano, ma senza l'idea che possa essere il principio di qualcosa di peggiore, il caso viene trattato come qualcos'altro, un rapimento a fini di violenza carnale, e la scientifica non viene nemmeno interpellata. Purtroppo l'attacco alla piccola Emma non resterà un caso isolato, ma intanto il pubblico non sa nulla dell'aggressione, i giornali non ne parlano e l'assalitore svanisce nel nulla. D'altronde quelli sono giorni di tensione e allarme. Si va alle urne a votare il 6 aprile e solo pochi mesi prima la Camera ha approvato una controversa legge, secondo la quale la lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti si sarebbe vista assegnare automaticamente i 2/3 dei seggi, mentre i restanti seggi sarebbero stati ripartiti su base proporzionale tra le liste rimaste in minoranza. Sembra una legge fatta apposta per il partito fascista, che pur essendo arrivato al governo con Benito Mussolini in seguito a una crisi parlamentare, sta puntando a diventare maggioranza in Parlamento attraverso le elezioni, come se non bastasse. In tutta Italia si susseguono da mesi continui raid fascisti e spedizioni squadriste contro chiunque manifesti idee contrarie al fascismo, siano questi oppositori politici, sindacalisti o semplici lavoratori che decidono di scioperare. In questo clima si spegne la vicenda di Emma Giacomini, almeno fino a 64 giorni dopo, quando, in un giorno solo, il 4 giugno, accadono due fatti e l'ombra nera di un orco si allunga oscurando Roma. Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi, anche con opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni. Questa è una piccola parte del discorso che il 30 maggio 1924 il segretario del Partito Socialista Unitario, Giacomo Matteotti, pronuncia alla Camera dei Deputati per contestare le elezioni tenutesi il 6 aprile appena passato e il loro risultato. Matteotti non perde occasione per denunciare con coraggio la violenza e gli abusi messi in atto dai fascisti, e proprio quelle elezioni, dice il deputato socialista, elezioni dove il partito fascista, come previsto, ha vinto, non sono state libere, ma si erano svolte in un clima di violenza e di palese illegalità. Le intimidazioni dei fascisti, che hanno impedito ai partiti d'opposizione di tenere comizi, e le irregolarità registrate durante le votazioni rendono la consultazione nulla e pertanto deve essere invalidata. Questo sostiene Matteotti. E la notizia dell'acceso dibattito seguito al suo discorso riempie le prime pagine dei giornali, quotidiani di regime, che con il politico non ci vanno leggeri. Quanto al Matteotti, volgare mistificatore, notissimo vigliacco e spregevolissimo ruffiano, sarà bene che egli si guardi. Si legge il 3 maggio sul Popolo d'Italia il giornale di Mussolini, che se dovesse capitargli di trovarsi un giorno o l'altro con la testa rotta, ma proprio rotta, non sarà certo in diritto di doversi, dopo tante ignobiltà scritte e sottoscritte. Insomma, i giornali sembrano non avere interesse a occuparsi di altro, tantomeno quelli fedeli al partito fascista. Ma la situazione cambia il 5 giugno 1924, quando in un fosso, lungo l'erbosa scarpata ferroviaria nei pressi della Basilica di San Paolo fuori le mura, una raccoglitrice di cicoria vede il corpo di una bambina nuda, lacera e sanguinante, con tracce di manovre di soffocamento. È il corpicino di Bianca Carlieri, ma per capire com'è finita riversa in quel fosso dobbiamo fare un passo indietro, al giorno prima, il 4 giugno, e parlare di un'altra bambina. Alle 19, in via Giulia, un uomo di statura regolare, snello, viso lungo, vestito di grigio, cappello nero,
è stato visto parlare con alcune bambine, elargendo carezze non richieste, che fanno alterare gli adulti nei paraggi. Cacciato a urla, lo sconosciuto si dilegua, ma verso le 19:30 in piazza Sforza Cesarini, cioè in pieno centro di Roma, poco distante da via Giulia, ecco che riappare, prende per mano la piccola Angela Mancini, 2 anni e mezzo, e si incammina verso il Lungotevere con la bimba che si agita. Immediatamente Elvira Ferroni, Angela e sua nipote, se ne accorge e insieme a un'altra donna lo fronteggia. L'uomo si giustifica dicendo che la piccola piangeva e voleva comprarle dei cioccolatini, ma subito dopo se ne va, seguito dallo sguardo e dalle imprecazioni della Ferroni. Successivamente alla polizia le due descrivono l'uomo come un signore quarantenne, vestito bene, di grigio scuro con cappello floscio, che era piuttosto alto, snello e portava piccoli baffi. Non è tutto. Sempre in giugno, ma il fattaccio era già capitato mesi prima, a gennaio, anche una vedova che abitava in via Giulia ha denunciato al commissariato del rione Ponte un individuo che aveva compiuto atti osceni davanti alle figlie Maria, di 9 anni, e Assunta, di 6. Sempre nella stessa zona, a metà maggio, un uomo aveva tentato di adescare una 12enne di nome Camilla, che però era fuggita impaurita. In entrambi i casi la descrizione del molestatore è la stessa: un signore alto, snello, piccoli baffi, ben vestito, con abito grigio e cappello floscio. È chiaro che nel rione Ponte, denso di antiche strade e vicoli malfamati, dove i bambini sono lasciati in balia di loro stessi a giocare fuori dalle loro antigieniche case, si aggira quello che oggi definiamo un pedofilo violento, vale a dire un individuo che trae un piacere perverso, oltre che dallo stupro, anche dalla violenza sulle proprie vittime. E quel 4 giugno 1924 le vittime non sono ancora finite, perché il predatore non è contento di avere perso la sua preda. La frenesia, il bisogno di sfogare i propri istinti sono tali da indurlo a cercare un'altra bambina. E circa mezz'ora dopo aver provato a sequestrare Angela Mancini, in via del Gonfalone, una laterale di via Giulia che porta al Lungotevere, Bianca Carlieri sta giocando in strada. È piccola Bianca, 3 anni e 8 mesi per 75 cm di altezza, e tutti la conoscono come la Biocchetta, perché è di indole buona e mansueta, dovuta forse anche a una menomazione alla manina. È vestita con un grembiulino a righe marrone e blu, sempre la più timida nel confronto con gli altri, e quella sera, mentre gioca con le amichette, non fa eccezione. Sono circa le 20, non è ancora sceso il buio, quando Valeria Proietti, una ragazzina sveglia di 12 anni, nota Bianca allontanarsi mano nella mano con un uomo alto, cappotto grigio, snello, baffetti e cappello floscio. Un paino, come li chiamano a Roma, uno elegante. Le resta impresso perché non l'ha mai visto prima, eppure nel quartiere si conoscono tutti. «A Biocchè, ma dove vai?» riesce appena a chiederle. «Vado con mio zio, che mi compra le caramelle!» Bianca scompare così, nel nulla, su per le scalette che da via del Gonfalone portano al Lungotevere del San Gallo. «Anvedi a Biocchetta, trovate il paino che gli paga le paste!» commentano dei ragazzini, ma la piccola è fuori portata. Probabilmente la sola promessa di dolci ha permesso allo sconosciuto di portarla via. Detto così, potrebbe assomigliare a una fiaba, come la strega di Hansel e Gretel, ma non solo questa non è una fiaba. Quell'uomo, quel paino, più che una strega, è un orco. E quando passano le 20, Alessandrina Negri, la madre, 44 anni, lavandaia, si accorge che la Biocchetta non c'è, non è tornata, è troppo tardi. Angosciata, scarmigliata, sbuca da un cantone, corre in strada e per i vicoli, chiede a tutti se hanno visto Bianca, la sua bambina, ma nessuno sa dov'è. Insieme a lei la gente scende in strada per aiutare nella ricerca, ma invano. L'appartamento dei Carlieri in via del Gonfalone numero 6 si riempie dei vicini di casa preoccupati. Chiamarlo appartamento è un'iperbole, si tratta di una stanza al piano terra con un piccolo sgabuzzino come bagno e una tenda che divide la zona notte con i letti d'arresto. Bianca è la minore di 6 figli e il padre, Filippo Carlieri, ha 45 anni, lavora come operaio allo stabilimento Fumaroli. Insomma, gente comune, gente del popolo, e che dal popolo riceve immediatamente sostegno. Viene da chiedersi a questo punto come sia possibile portare via una bambina in tutta tranquillità, in un'ora non proprio tarda, senza che nessuno se ne accorga o fermi il rapitore. Ma vanno considerate due questioni. La prima la solleva Armando Palmeggiani, docente universitario di criminologia clinica e psicopatologia forense, nel libro Un mostro chiamato Girolimoni. Adesso questo palazzo, proprio all'inizio di via del Gonfalone, scrive, ospita il museo criminologico della polizia penitenziaria e la direzione distrettuale antimafia, ma prima era un carcere.
Per deduzione, questi vicoli non dovevano essere molto ricercati per abitarci. Ci abitavano famiglie numerose, povere, ammassate in pochi metri quadri. Le abitazioni poi non erano molte, nel raggio di poche decine di metri, quindi se una persona si immetteva immediatamente sul Lungotevere, probabilmente non sarebbe stato notato. Contestualizzando l'accaduto, sebbene quella via oggi sia rimasta pressoché uguale, era il 1924. Inoltre, la seconda questione, il fatto cioè che un uomo elegante, ben vestito, educato, fornisce un'impressione positiva, è normale, rassicurante, credibile, e all'imbrunire in una via semivuota non suscita chissà quali sospetti. Tenete da parte questo particolare, è importante e ci torneremo tra poco. Due questioni interessanti, logiche e razionali. E la cosa ancora più interessante è il fatto che comunque i testimoni ci sono e non sono pochi. Al commissariato quel 4 giugno sono in 10 a sottoscrivere una dichiarazione riportando la stessa testimonianza. Per le vie del rione, prima delle 20, hanno tutti visto un uomo passare e ripassare, controllando qualcosa e qualcuno, ha pure visto lo sconosciuto e Bianca allontanarsi insieme. 5 donne e 5 uomini dichiarano la stessa cosa. Hanno visto un signore alto, con le guance infossate, zigomi sporgenti, snello, un po' curvo di spalle, baffetti biondi a spazzo, l'aspetto di un cinese, dall'apparente età di 35 anni, ma non erano sicuri. Correva come un uomo smilzo, era ben vestito, elegante, con abito cenere, colletto duro, con un fiocchettino per cravatta, cappello nero floscio. Sì, la descrizione è la stessa, che continua a ripetersi, ma la polizia ancora non fa nessun collegamento. Invece si lancia in un rapido sopralluogo per le strade, senza riuscire a combinare granché, e per la notte la questione si chiude lì. Per la polizia, ma non per Alessandrina e Filippo, che continuano a cercare la loro bimba nel rione senza arrendersi. Cercano nelle vie limitrofe, al mercato, in un canneto all'inizio di via Aurelia, Monte del Gallo e poi fino a Marino e a un accampamento di zingari, perché magari Bianca l'hanno presa loro. Nulla. La biocchetta si è volatilizzata. La mattina successiva c'è un solo giornale che si occupa della scomparsa, il Nuovo Paese, un foglio d'opposizione di piccola tiratura. Misteriosa scomparsa di una bambina, si legge sul quotidiano. Ieri sera, verso le 22, qui iniziano gli errori, erano in realtà le 20 circa, via del Gonfalone è stata messa in subbuglio per la scomparsa di una bambina di 4 anni, Bianca Carlieri. Alle grida della madre angustiata sono accorsi i militi di servizio della vicina casa dei corrigendi delle carceri nuove e subito si sono iniziate le indagini. Si è saputo così che verso le 22, secondo errore, erano le 19:30 in realtà, un giovane alto, slanciato, vestito con abito grigio, era transitato per via del Gonfalone e con la promessa di cioccolatini e ninnoli era riuscito a condurre fino alla vicina via dell'Armata un'altra bambina. Alcune donne che conoscevano la piccola, avendola vista con un estraneo, l'hanno chiamata per nome e allora lo sconosciuto l'ha lasciata e la piccina si è data a correre verso casa. Sembra quindi che lo stesso individuo abbia ripetuto il gesto con la Carlieri, che è riuscito invece a condurre via senza che alcuno se ne avvedesse. Due donne avrebbero affermato di aver visto passare la piccola per mano allo strano individuo. Si dirigevano verso Ponte Gianicolense, che avrebbero poi attraversato. I militi di servizio a Regina Coeli hanno detto di aver visto passare l'uomo e la bambina diretti verso Trastevere. Terzo errore, questo fatto risulterà del tutto infondato, in qualunque caso. Sugli altri giornali non compare nulla, il perché lo sappiamo, la notizia principale che tiene banco su tutti i quotidiani sono le continue denunce di Giacomo Matteotti nei confronti del partito fascista e il dibattito che ne è conseguito. C'è in effetti da sorprendersi, per quanto solo dalla seconda metà del 1925 le gestioni dei quotidiani passeranno effettivamente in mano fascista. Già un anno prima inizia la fascistizzazione, o perlomeno i giornali preferiscono autocensurarsi per non avere problemi con il crescente potere di estrema destra. La stampa di opposizione esiste e resiste ancora, ma la maggior parte tende a seguire la volontà di Mussolini nel voler mostrare sempre quanto il regime sia efficiente e capace, con mano ferma, sicura e decisa di mantenere l'ordine. Considerato questo, è facile capire come l'aggressione di una bambina, ritrovata in lacrime ma viva, possa passare opportunisticamente sotto silenzio. Allo stesso modo, però, è altrettanto intuibile come invece quello che si scopre il 5 giugno 1924 non può invece ottenere lo stesso trattamento. La mattina del 5 giugno, infatti,
poco prima delle 11. Maria Durante sta camminando vicino alla linea della ferrovia, la Roma Ostia, nei pressi della Basilica di San Paolo, fuori le mura. È attenta alla zona che sta percorrendo perché è in cerca di cicoria. Tenete presente che quel punto di Roma non è come oggi, no? Con strade, abitazioni. Nel 1924 ci sono solo due vie, una di campagna e l'altra alberata, con qualche fabbricato qua e là. Maria supera San Paolo e alle spalle di un edificio, un cinema che non è stato mai terminato, l'Imperiale Ostiense, più precisamente nello spiazzo che fiancheggia la scarpata erbosa della ferrovia, nota qualcosa di strano. Vicino a un gruppo di maiali ci sono dei giornali sul terreno, ma non è quello a incuriosirla, piuttosto è ciò che quei giornali coprono attraverso una recinzione di filo spinato, in un punto dove il filo non è più teso, si avvicina agli animali e poi sposta i giornali, coperto dai fogli, completamente nudo, lacero e sanguinante, in una posa contorta, la testa girata a destra, il braccio destro piegato sotto di essa, c'è il corpo di Bianca Carlieri, la biocchetta. Maria comincia a urlare, spaventata e traumatizzata, e attira l'attenzione. Questa volta, insieme alla polizia e alla scientifica, del crimine si interessa anche la stampa. Tutta. Bocconi sul ciglio del fossato, scrive il Giornale d'Italia del 5 giugno. Era in anima il corpicino maculato di lividure, una piccina di 3 anni, il viso già roseo schiacciato sul terreno, i braccini levati sopra dal capo biondo, le gambe rattrappite nell'ultimo spasmo della morte violenta. Morte violenta, sì, perché di questo si tratta. Dalla perizia medica risultano tracce di manovre di soffocamento, orifizi lacerati, sanguinolenti, nessuna traccia di sperma, con la morte giunta per shock traumatico. La scientifica rileva impronte di grosse scarpe, un fazzoletto insanguinato, questa volta non stretto intorno al collo della bambina, il grembiule e una scarpina poco distanti. Un appunto. Alcuni resoconti sottolineano come Bianca calzasse una sola scarpa, ma è un dettaglio che non si trova nel referto autoptico e probabilmente l'errore deriva dal fatto che la calzatura mancante era a pochi passi di distanza dal cadavere, quindi sì, il corpo presentava una sola scarpa indossata. Il caso della piccola biocchetta esplode su tutti i giornali e solleva forti ondate di indignazione in tutto il paese. Orrendo delitto di una belva umana, strillava un giornale. Rapisce una bimba di 4 anni e la strangola dopo averne fatto scempio, urlava un altro. Le cronache erano fitte di particolari crudi e ripugnanti. Si può impunemente uccidere, saccheggiare e rubare, scrisse l'Epoca. Basta un'accortezza sola, non lasciare sul luogo del delitto il proprio biglietto da visita con l'ora in cui si è soliti ricevere. Non ci sentiamo più tranquilli. Sentiamo di non essere né difesi né garantiti. Forse l'assassino di Bianca Carlieri ci sfiora nella ressa o è seduto davanti a noi in trattoria o al cinematografo. Questo ci fa impazzire di sgomento e di terrore. Non mancano ovviamente i toni retorici e vigorosi figli di quegli anni. Un delitto orrendo, scrive la Tribuna. Uno di quei delitti che commuovono distinto l'anima delle folle, stato consumato stanotte da un essere inqualificabile, che usurpa all'umanità la qualifica di uomo. Codesto essere vivente che porta in giro la morte celata in veste umana non ha nemmeno Dio, è un morto vivo che cammina, un fantasma che si muove in mezzo a noi senza che nessuno riesca a vederlo, un mostro insidioso e finora ignoto che ogni tanto terrorizza le mamme e le bimbe di Roma. Avrà dormito stanotte il bruto? L'avrà punto ancora l'immonda gioia o il rimorso? E oggi? Oggi che il mondo gli grida in faccia con tutto lo schianto dell'umana dignità offesa, assassino, che fa codesto miserabile e vile che si nasconde pauroso e tremante? Che fa? Parole cariche, come dicevo, di una facile retorica che, sebbene spronata dalla gravità del fatto, sfocia poi in esagerazioni e particolari completamente falsi, come la mancanza del calzino sinistro, della scarpina, dell'orario del rapimento o dei cognomi a volte riportati errati. Fino all'invenzione dei dettagli più macabri, con la volontà forse di enfatizzare la bestialità di quella violenza disumana. Il problema di questo modo di fare giornalismo, che non è certo relegato a quegli anni, è lo stesso anche oggi, anzi forse lo è in modo maggiore con i social, è l'incontrollabilità delle conseguenze. La Voce Repubblicana, organo di stampa del PRI, poi soppresso nel 1926 dal regime fascista, scrive che dall'autopsia è emerso come l'aggressore fosse affetto da sifilide. Naturalmente è falso, ma possiamo prendere questo piccolo esempio come emblematico. I giornali pubblicano descrizioni, particolari, dettagli, elementi che abbiamo visto sono a volte inventati e che con il passaparola continuano a trasformarsi in qualcos'altro. Mentre la polizia controlla gli schedati per reati
malati sessuali e similari, lavorando su vagabondi, disabili fisici e psichici, andando a creare una miscela esplosiva. Ecco che improvvisamente il male assume una forma precisa e la psicosi si scatena, una confusione però che porta a guardare in malo modo ogni persona vestita di grigio nelle sue varie sfumature, ma anche di marrone, o che porti i baffi, che a seconda della versione diventano a spazzola, corti, a punta, neri o biondi, e dagli sguardi torvi si passa agli insulti, alle denunce, in un caos che vede l'assassino ottenere il dono dell'ubiquità ed essere ovunque. E naturalmente a farne le spese sono le persone più deboli, perché il male deve essere per forza folle o storpio, malato, alienato, deve essere diverso da noi. Non è possibile che sia un signore elegante in grigio senza tracce visibili di depravazione. In questo pandemonio accadono due cose. Dagli incartamenti dei casi riguardanti aggressioni infantili, la polizia trova la denuncia, o meglio la denunzia, scrive il Giornale d'Italia del 6 giugno, di un padre, un noto e stimato industriale della città. Quel noto industriale è il signor Giacomini, il padre di Emma, la bimba molestata il 31 maggio e lasciata a Monte Mario, in vicolo Strozzi. E per la prima volta messe a confronto le descrizioni dei testimoni, i due casi vengono collegati. È qui che nasce il mostro di Roma. Se prima era un'aggressione e nient'altro, adesso tutto cambia. A pagarne lo scotto, e questa è la seconda conseguenza di quel caos cittadino, è un uomo. Il sospettato ideale, secondo il modo lombrosiano con cui si concepisce all'epoca il profiling. Improvvisamente, infatti, spunta un nome, Francesco Imbardelli. Il funerale di Bianca è ben più di quello che probabilmente la famiglia si sarebbe potuta permettere. Alle spalle della bara una folla immensa riempie le strade, dalle finestre cade una pioggia fitta di fiori al passaggio del carro funebre. Gigli, rose, garofani colorano e profumano il corteo, mentre 40 bambine del rione vestite di bianco e con un cero in mano attendono in chiesa. Nell'immensa onda di pietà si sentiva pulsare tra la folla l'istinto di vendetta, scrive il cronista del Messaggero. Non pochi uomini mostravano nervosismo e paura, erano terrorizzati dal pensiero che uno sbaglio o uno scherzo feroce potesse additarli. Dalla folla ogni tanto si alza un grido: «Morte all'infame!» oppure «A morte l'assassino!» E subito si scatena un tafferuglio che fa sbandare il funerale. Il corteo impiega ore a raggiungere il cimitero del Verano, dove la piccola bara bianca viene inserita nell'oculo e dove ancora si trova la lapide che recita: «Qui dove giace il corpicino martoriato di Bianca Carlieri, il grande cuore del popolo romano sparga lacrime e fiori». Nei giorni seguenti il funerale, chiunque si sente in diritto di improvvisarsi investigatore, ed è in questo momento che entra in scena Francesco Imbardelli. In via Ripetta, al numero 69, c'è una stireria dove sembra che un avventore piuttosto particolare passi molto tempo al suo interno, invogliato a tornarci frequentemente dagli spiccioli che le lavoratrici gli regalano. Si chiama Imbardelli. Ha 32 anni, orecchie sventola, un naso grande, a punta, ma soprattutto problemi mentali. È già stato infatti ricoverato in manicomio. Dopo l'omicidio di Bianca Carlieri, la dipendente della stireria Giovannina Zeloni, la proprietaria Zelinda Carmignani e la tappezziera Leonilde Bolletti, residente nella stessa via, si convincono che quell'uomo, giudicato da loro repellente e incapace di soddisfazioni sessuali con donne mature, possa essere l'assassino. Il motivo? Il sospettato perfetto, disagiato, frequentatore di dormitori, fermato più volte per aver chiesto l'elemosina, ricoverato più volte in manicomio, arrestato per un furtarello, poi assolto, trasferito diverse volte in istituti e ricoveri. Le donne arrivano addirittura a fermarlo per strada, apostrofandolo con una domanda a bruciapelo. «Gigione, sei tu che hai ammazzato la ragazzina?» Lo spaesamento di Imbardelli, che prima nega delirando e poi riesce allontanarsi di soppiatto, le porta a rivolgersi a Vittorio Pellegrini, che loro credono un agente della questura, ma che invece è un ex carabiniere diventato investigatore privato, specializzato in tradimenti. Pellegrini si mette sulle tracce dell'uomo, lo pedina, si presenta una notte al ricovero Regina Elena in compagnia del maresciallo Fiore del commissariato di Campomarzio e arresta Francesco Imbardelli. Appare chiaro, dopo poco, che qualcosa non torna, ma Pellegrini è sicurissimo di avere consegnato alla giustizia il violentatore di Bianca Carlieri. L'ha visto molestare dei bambini mentre chiedeva l'elemosina. E poi non possono esserci dubbi, perché succede anche qualcosa di inaspettato. L'uomo confessa.
autoaccusandosi. Le pagine dei giornali dell'11 giugno titolano soddisfatte che il carnefice della Biocchetta è stato arrestato, l'incubo è finito. In Bardelli viene rinchiusa Regina Celi nella cella 22, al terzo braccio, dopo un interrogatorio serrato che lo mette sotto torchio e rivela un numero notevole di contraddizioni. Francesco In Bardelli è un mitomane, facilmente suggestionabile, un cantastorie che gira per le osterie romane cercando di raccattare qualche soldo e un tozzo di pane, mentre entra ed esce da istituti e manicomi. Un uomo che si è autoaccusato in passato di altri due delitti e la sua confessione dell'omicidio è infarcita di dettagli palesemente inventati. Inoltre, ha un alibi che neppure lui sa di avere. Il direttore del ricovero di Via Flaminia, dove In Bardelli passa le notti, dichiara senza ombra di dubbio che l'uomo era lì la sera del 4 giugno e la dichiarazione viene confermata da un compagno di Brand. La distanza dal luogo del delitto è notevole e, sommata a tutte le incongruenze della confessione e al personaggio che l'ha fatta, non resta altro che scagionarlo e liberarlo. In Bardelli morirà in manicomio al Santa Maria della Pietà nel 1959 e risulterà chiaro come Vittorio Pellegrini avesse cercato solo di farsi pubblicità, precipitandosi ai giornali per chiedere compensi, mentendo alle spalle di un disgraziato. E le menzogne legate al caso della Biocchetta purtroppo porteranno anche al suicidio di un vetturino, Amedeo Sterbini, oggetto di scherzi trasformatisi in sospetti, ovviamente infondati. Infamato, Sterbini non regge il peso di una vergogna non sua e si uccide ingerendo una bottiglia di acido. Gli trovano in tasca due lettere in cui dichiara la sua innocenza. Per una settimana circa dopo la morte di Bianca, la stampa gonfia la vicenda e tutte le sue conseguenze con titoli a effetto. La polizia deve considerare suo debito d'onore rintracciare e arrestare l'assassino, scrive il Giornale d'Italia. Altri quotidiani confermano le febbrili indagini e strillano lo sdegno del grande cuore di Roma. Pagine pregne di indignazione, rabbia oltre che di retorica, ma soprattutto pagine costruite opportunisticamente. Il mostro mina la credibilità del governo e di Mussolini, ma al tempo stesso dà la possibilità di manovrare l'attenzione del pubblico attraverso i giornali controllati o comunque cautamente consenzienti, usando il delitto per far passare in secondo piano quanto succede in Parlamento. Il 7 giugno, infatti, la Camera vota la fiducia al governo di Benito Mussolini, anche se ogni giorno Giacomo Matteotti non si stanca di denunciare l'irregolarità delle elezioni che hanno portato i fascisti in maniera solo apparentemente legale alla guida del governo. Lo storico Adrian Littleton, nel suo libro La conquista del potere, il fascismo dal 1919 al 1929, scrive: l'uso della violenza, della repressione poliziesca e delle frodi elettorali avvenne su una scala così ampia che l'espressione della volontà popolare ne fu radicalmente falsificata. Che il fascismo sia uscito vittorioso da elezioni libere è un mito. La libertà di parola fu in genere negata, eccettuato un ristretto numero di casi in cui il partito dominante vi accondiscendeva per ragioni speciali di luogo o di persona. E Matteotti parla esattamente di questo, denunciando da tempo i pericoli del fascismo, seppure ascoltato a fatica anche dai suoi stessi compagni di partito. Nell'opposizione c'è un fatale clima di rassegnazione e di compromesso, mentre Matteotti non intende cedere all'illusione di una normalizzazione che Mussolini vuole solo a parole. Al contrario, per il deputato socialista bisogna lottare contro il fascismo, anche se sa benissimo a quali rischi si va incontro. Dopo il famoso discorso del 30 maggio 1924, a cui ho accennato all'inizio di questo episodio, i suoi compagni di partito si complimentano con lui, ma la lucidità di Matteotti non viene meno e, consapevole di quelle che sarebbero state le conseguenze, commenta: «Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me». Tutto questo però ha solo poche righe nelle pagine interne. I giornali già inseriti nel sistema danno poco spazio alle denunce di Matteotti, mentre ora sfruttano la morte di Bianca Carlieri da un lato per distrarre l'attenzione del pubblico, dall'altro per alimentarne il desiderio di vendetta e di ordine, in modo da stroncare ogni opposizione, tacitare ogni libera opinione e facilitare così la discesa nel regime. Questo fino al 13 giugno, quando Il Mondo, un quotidiano d'opposizione, decide che è successo un fatto che non si può far passare in secondo piano e che è giusto mettere in risalto, anche a scapito del delitto avvenuto circa una settimana prima. Non solo dalle prime pagine, ma anche dalle brevi di cronaca, l'omicidio della Biocchetta sparisce
Il titolo a piena pagina è un altro: l'onorevole Giacomo Matteotti misteriosamente sparito. E così di nuovo il gioco tra stampa e politica si mette in moto, infiltrandosi nella società e nella vita della popolazione. Una popolazione che non solo si vedrà costretta a fare i conti con la storia, quella con la S maiuscola, ma anche con qualcos'altro, qualcosa di terribile, di oscuro, di perverso. Un orco ancora a piede libero, un mostro disposto a tutto per soddisfare i suoi più nefandi istinti. Vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, che ci permettono di realizzare questa e tutte le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri social. Trovate i loro nomi in coda a questo video e voi stessi potete sbarcare sulla mia isola, su Patreon, e unirvi a noi, avendo così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. Vi invito anche a iscrivervi alla mia newsletter, l'Avviso ai Naviganti, se non l'avete già fatto, dove una volta a settimana condivido riflessioni e spunti per approfondire e stimolare la curiosità. Qui sotto trovate il link per farlo. Nel prossimo episodio, con la scomparsa di Matteotti, il fascismo getta progressivamente la maschera e un altro delitto ignobile insanguina Roma. Rosina Pelli, 2 anni. Il mostro non si ferma. A presto.